Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Forse non molti sanno che il venerdì che precede l'equinozio di primavera è la giornata mondiale del sonno, indetta nell'anno 2008 e celebrata in tantissimi paesi in tutto il mondo, una settantina circa se non erro. Il sonno è una cosa favolosa, straordinaria, perché ci rigenera, ci consente di stare anche in salute, di guarire meglio da eventuali patologie, ma ahimè, purtroppo diventa anche un lusso per moltissime persone. Sempre più nei periodi di stress, di tensione, di cambiamenti, anche emotivi forzati, il buon sonno non è cosa da tutti. Giovani, meno giovani e persone anziane. Per parlare di questo, di chi se ne occupa a livello professionale, per trovare anche delle possibili soluzioni, siamo in collegamento, abbiamo piacere di avere qui con noi in studio il dottor Alvise Cappello. Ben arrivato, dottore. Buongiorno, grazie per avermi ospitato. Specialista in odontostomatologia, direttore sanitario Medical Center di Padova, master universitario di secondo livello in odontoiatria del sonno e membro del World Sleep Society, una società internazionale che si occupa proprio delle problematiche relative al sonno. Allora, dottore, innanzitutto ci spieghi cosa vuol dire questo master di cui non ho conoscenza, di secondo livello in odontoiatria del sonno. Che cos'è? Allora, partiamo da questo particolare. Fino a 4 anni fa, non esisteva nessuna organizzazione, nessun ente universitario che fosse dedicato alla formazione di professionisti nell'ambito del sonno legati all'odontoiatria. Il professor Giulio Alessandri Bonetti è stato il fondatore del primo master universitario che io ho avuto l'onore di poter frequentare e dove oggi sono anche docente. Perfetto, ma come mai odontoiatria del sonno? Questa è la cosa più strana. Per certi aspetti è anche la più interessante. Nel 2016 l'Unione Europea ha emanato una direttiva che coinvolge tutti i paesi dell'Unione, Italia compresa, e questa direttiva ha messo sotto grande attenzione tutti i problemi legati al sonno. Nell'ambito dei problemi del sonno ci sono i disturbi respiratori del sonno. I disturbi respiratori del sonno coinvolgono diversi professionisti: il pneumologo, l'otorinolaringoiatra, il dentista, lo psicologo, il dietologo e il neurologo. In particolare, i primi tre, pneumologo, otorino e odontoiatra, sono coinvolti perché sono tutti e tre persone che curano, intervengono nel primo tratto dell'albero respiratorio, che parte dalla punta del naso e arriva ai nostri polmoni. Io non pensavo che l'odontoiatra non fosse coinvolto, e invece ha un ruolo importante. Ma perché? È una questione anche posturale, è un problema, uno pensa magari di grignare i denti, che possa essere quindi legato ad alcune persone soltanto, oppure c'è qualcosa che va oltre, di più problematico? Allora, sull'aspetto del digrignamento dei denti rispondo in seconda battuta. Il Ministero della Salute individua nell'odontoiatra competente la persona che è la figura sentinella nell'individuare precocemente i pazienti, o meglio le persone, che soffrono di problemi respiratori del sonno. Perché queste persone hanno spesso delle caratteristiche che sono facilmente individuabili dall'odontoiatra, ribadisco competente, e che quindi dovrebbe essere in grado, da un lato, di suggerire i primi approcci diagnostici e successivamente, anche nei casi indicati, adottare alcune delle strategie di trattamento. Perfetto. Per quello che riguarda, il digrignamento e il bruxismo che lei accennava prima, molti studi oggi indicano come digrignamento e bruxismo possono essere contemplate nel quadro delle cosiddette parasonnie, cioè delle attività anormali che avvengono durante il sonno e che quindi potrebbero non essere un problema legato alla bocca, ma essere un segnale di un disturbo del sonno.
Perfetto. Allora, noi dopo parleremo anche di questo, dei vari disturbi del sonno che ci possono essere, però intanto quando uno ha disturbi del sonno riesce a dormire. E invece tanti lamentano proprio una grande difficoltà a prendere sonno, a riuscire anche a fare sogni che possano rilassare, insomma si alzano stanchi la mattina. E il tutto è dovuto in parte ai cambiamenti stagionali che ci possono essere in atto e tutto, però in parte anche a uno stress di fondo, una tensione che quest'anno si acuita sempre più, un cambiamento di abitudini di vita, carichi di responsabilità, ansia, apprensione. Non da ultimo, però magari ne parliamo dopo se vuole, chi ha contratto la patologia del coronavirus accusa a volte un cambiamento nel proprio qualità del sonno, insomma, sostanzialmente. Allora, che cosa ne emerge? Un quadro complesso, vero? Allora, il sonno è un'attività estremamente complessa. È un'attività per noi, per tutti gli esseri umani, per tutti gli esseri viventi, è un'attività essenziale. Noi non possiamo vivere senza respirare, non possiamo vivere senza mangiare, non possiamo vivere senza dormire. Questa è una condizione che è fondamentale da tenere presente, perché il nostro modello sociale dal 1800, dalla fine dell'Ottocento, quando è stata introdotta la luce e l'illuminazione artificiale, ha portato progressivamente a una perdita del numero di ore di sonno. Il nostro corpo, il nostro cervello dorme bene quando segue la luce del giorno naturale, quindi noi dovremmo alzarci grosso modo quando sorge il sole e coricarci quando il sole tramonta. Ovviamente il lavoro e la luce artificiale ha cambiato queste cose qui. Resta il fatto che se il nostro sonno può essere disturbato da diversi aspetti. Uno è quello emotivo. Chiaramente una persona che sia fortemente preoccupata per la situazione in generale che sta vivendo, o adesso magari le paure legate al Covid, si trova ad avere l'ansia, che è un fattore diciamo che nasce all'interno della sua psiche, del suo umore, e che gli rende più difficile dormire. Allora, più difficile anche addormentarsi, quindi la fase del riposo. Come si può agire in questo ambito? Un attimo solo che la interrompo perché c'è un messaggio che è arrivato. Ho 38 anni e dormo 5 ore al giorno, ma non ho un problema del sonno vero e proprio, bensì inizio a vivere alle 23. Dopo una giornata di lavoro e dopo che la mia famiglia va a dormire, io inizio a vivere. Per il resto dormirei fino alle 12 se potessi. Ecco, queste alterazioni dei ritmi anche e degli orari stessi, che molte persone peraltro hanno, anche perché magari presi da impegni vari, che cosa possono comportare? E lei prima ha accennato a quando la luce, no, che ha una sua rilevanza, ma quanto bisognerebbe dormire per stare in salute? Allora, non c'è un numero di ore definito, perché il numero di ore adeguate per avere un sonno ristoratore varia con l'età. Se noi prendiamo un neonato normalmente dorme anche 18-19 ore. Una persona anziana, un po' più anziana magari di me, dorme normalmente 6-7 ore senza grossi problemi. Il problema non è il quanto, è più il come si dorme. C'è un altro fattore che, dicevo, legato alla luce del giorno. Il nostro cervello, per permetterci di dormire, ha la necessità di rispettare i ritmi della luce del sole. Un esempio è quello di difficoltà di addormentamento che hanno adesso molti adolescenti e ragazzi che, privati della libertà di frequentare la scuola e avere una vita sostanzialmente normale, finiscono con l'essere obbligati a stare in casa per motivi ovviamente di grande importanza. E dall'altro lato si trovano che, perdendo la vita sociale che è indispensabile al normale sviluppo di un ragazzo, la spostano dalle relazioni consuete con contatto fisico diretto al contatto via sistemi informatici. Questo fa sì che spesso i contatti avvengano di sera. L'utilizzo di dispositivi elettronici, televisione compresa, spesso in camera da letto, fa perdere a tutti quanti, siamo stati in piedi a chiacchierare con i nostri amici quando si poteva, molto tempo, e chiacchierando in questa maniera qui, senza avere più un sistema di controllo, cominciamo a dormire meno. Ecco. E questo ci cambia la vita.
Certo, e relativamente al messaggio di prima, persone che hanno cambiato, stravolto completamente, cioè uno si sente sveglio dopo le 23, magari va a letto all'una o due di notte, avrebbe sempre sonno, insomma, che cosa si sente di dire a questo riguardo? Un altro messaggio, penso che da un anno a questa parte molti soffrono il problema del sonno, ed effettivamente è quello che stiamo riscontrando. È vero. Prego, dottor. Prego, dottore. Allora, a questo signore che dice che va a letto dopo le due di notte, suggerirei di cambiare stile di vita. Cioè, non è una buona cosa. Per dare un'idea quantitativa, dagli anni 50 del Novecento a oggi, noi dormiamo mediamente 2 ore in meno ogni notte. 2 ore in meno sono tantissime. Perché basta pensare, io ho 63 anni, chi era bambino quando ero bambino, io sapeva che la luce la sera era comunque fioca in casa perché la corrente elettrica costava molto e quindi non è che uno tenesse la casa illuminata giorno e notte come se niente fosse e come spesso viene oggi. È importante rispettare invece il ritmo normale della giornata e della notte perché in questa maniera noi riusciamo ad avere quel sonno cosiddetto ristoratore, che è quello che ci permette poi di affrontare la giornata lavorativa il giorno successivo in maniera confortevole ed efficace. Quindi non va bene andare a letto alle 3 della mattina e alzarsi a mezzogiorno, per dirla in maniera... Totale, ecco. E può comportare un'alterazione anche della memoria, delle capacità cognitive, agire a livello ormonale e alla fin fine provocare anche o facilitare delle patologie o la contrazione di patologie per l'abbassamento dei livelli immunitari? Allora, riguardo ai livelli immunitari, non mi risulta che ci siano problemi di questo tipo. Ci sono alcune cose che però dobbiamo tenere presente. Nel bambino la produzione di ormone della crescita avviene durante la notte. Il bambino che dorme poco è un bambino che cresce poco. Ora, il fatto poi che a questa attività, a questa ridotta crescita, si possono associare altri problemi, ad esempio possono esserci l'ipertrofia delle adenoidi che rende difficile la respirazione nasale, fa sì che nel bambino i risvegli provocati ad esempio dalle apnee ostruttive del sonno in età pediatrica possono manifestarsi con tutta una serie di problemi, dal rallentamento di crescita alla perdita della capacità di concentrazione, quindi di avere un'attività scolastica adeguata, difficoltà a avere un buon rendimento scolastico, la ricomparsa delle neurosi notturne e ci sono degli studi che sono estremamente interessanti, pubblicati non molti anni fa, dei quali si è visto che nei bambini che soffrono di apnee ostruttive del sonno si può osservare con strumenti diagnostici misurabili un assottigliamento della corteccia cerebrale. Addirittura. La corteccia cerebrale è quella parte del nostro cervello che ha le attività superiori. Sì. Quindi c'è da preoccuparsi se il bambino non dorme a sufficienza, oppure se si alza sempre stanco, o se è costretto a degli orari anche molto stretti di sonno, per esempio bambini, adesso vabbè sono in DAD, è diverso, però a volte bambini che si devono alzare molto presto per andare a scuola perché hanno dei tragitti lunghi, quindi vanno tardi a letto la sera perché per tante ragioni fanno i capricci, quindi prima delle 11 non riescono a mandarli a letto, si alzano piangendo, insomma tutte queste situazioni abbastanza frequenti, c'è da preoccuparsi? Allora c'è sicuramente da preoccuparsi perché un bambino che non dorme, come dicevo, è un bambino che cresce male. Ci sono numerosi studi e numerose proposte che cercano e hanno suggerito di spostare l'inizio dell'orario scolastico di 2 ore. Negli Stati Uniti in particolare, dove le scuole iniziano alle 8 del mattino, si è visto che spostando l'inizio delle lezioni dalle 8 alle 10 i ragazzi hanno un migliore rendimento scolastico. Ah, addirittura. Dopo, sì, non è sembra una cosa da poco, però no, è importantissima. Infatti. Allora, dottore, queste cose sono cose molto interessanti, le riprendiamo tra pochi secondi, abbiamo la pubblicità, anche voi telespettatori seguiteci, potete mandare i vostri messaggi, pochi secondi, tra poco siamo con voi.